Forza Italia deve diventare come il Partito Repubblicano in America. Lo ha detto un Silvio Berlusconi in grande forma, come riferito da alcuni parlamentari, che ha preso parte prima alla riunione del gruppo di Forza Italia della Camera e poi a quello del Senato. Il timore è quello che il partito continui a perdere pezzi, un rinnovamento sembra inevitabile. La linea in questa fase è prendere le distanze dal governo Renzi, che ha fallito in tutto, ha detto l'ex premier ai suoi. Ma all'interno di Forza Italia le posizioni non sono omogenee su più temi, a partire dalla legge elettorale. Berlusconi ha detto che il partito non sarà certamente azzerato, che vi sarà ovviamente un ricambio generazionale, ma che sarà compatibile con la situazione attuale, perché l'esperienza va sempre in joint venture con le nuove risorse, anche nella squadra di calcio è così, giocatori di esperienza e giocatori del vivaio, questo è stato il messaggio di oggi. A Montecitorio circa una cinquantina su 70 deputati presenti, assenti alcuni onorevoli vicini a Verdini, alcuni parlamentari impegnati in aula e Fittiani, ad eccezione dell'onorevole Palese. Fitto in una nota aveva spiegato che sarebbe stato inutile partecipare alla riunione di un partito ormai sempre più nel caos, sia politico che organizzativo. Lo stesso al Senato, segno ha commentato il senatore Amoruso che il partito è ormai spaccato. Chiaramente alla fine abbiamo parlato anche di elezioni regionali, lui ci ha chiesto a tutti quanti un grande impegno per queste elezioni, noi lo faremo, saremo sempre disponibili come lo siamo già. Berlusconi sarà in tutte le regioni per interventi televisivi ed eventi, i comizi di piazza ha detto non ci saranno per motivi di sicurezza.